Ciao ragazzi e bentornati, oggi è martedì e quindi nuovo video a tema Harry Potter. Ma questo mese il video potteriano coincide anche con la Woot Box che io apro sul canale ogni mese e nel mese di settembre il tema è Magic, quindi magia. E già dai vari spoiler che si sono visti su Instagram so per certo che contiene un oggetto a tema Harry Potter. E dovrebbe essere anche un gran bell'oggetto perché a quanto pare si tratta di una nuova Q-Fig potteriana. Quindi sono super curioso e direi di dare un taglio alle ciance e di cominciare subito ad aprire questa bella box che già aspetta da troppo tempo. Ecco qui il nostro amato bisturi e andiamo subito a dare un taglio ai sigilli. Questo è il primo, questo è il secondo e adesso andiamo a tagliare anche qui uno e due. Ok, ci siamo, lo mettiamo da parte e adesso andiamo a vedere subito il contenuto. Ecco qui, non si vede un bel niente, però già mi piace la grafica interna della scatola perché sembra una libreria antica, c'è anche un topo, mi piace molto, credo che non getterò questa scatola. Togliamo il libretto degli spoiler e ragazzi sì, gli spoiler di Instagram non hanno mentito ed è presente una Q-Fig davvero fighissima, una nuova Q-Fig di Harry Potter. So che molti di voi non le amano, ma a me piacciono un sacco e direi quindi proprio di cominciare da questa. Wow ragazzi, è davvero molto bella. Si tratta di Harry che cavalca la sua scopa e lancia un incantesimo con la bacchetta. È davvero molto dinamica, adesso la tiro fuori dalla scatola, ve la faccio vedere meglio. E vi dirò che anche il mese scorso ho ricevuto con un estremo ritardo la Woot Box, ma ormai l'ho accantonata e all'interno ho trovato la Q-Fig di Deadpool. Quindi nel caso ragazzi voleste vederla metterò una foto su Instagram, quindi seguitemi anche lì che mi fa naturalmente molto piacere. E adesso però tiriamo fuori questa dalla scatola e andiamo a guardarla un po' più da vicino. Ok, apriamo le plastiche e andiamo subito ad ispezionarla. Beh ragazzi, davvero molto bella, ma davvero tantissimo. Mi piace un sacco, è bellissimo questo effetto che hanno ricreato per tenere in sospensione la scopa e hanno ricreato questo vortice azzurro di vento, di aria, che fuoriesce dalla coda della scopa e poi troviamo il nostro Harry su con la sciarpa di Grifondoro che svolazza e anche questo qui, questo incantesimo che fuoriesce dalla bacchetta fatto in materiale trasparente giallo, è davvero molto bello. Mi piace tantissimo anche l'espressione che hanno dato alla Q-Fig. Sicuramente in molti di voi non apprezzeranno questo genere di scultura perché non somiglia a Daniel Radcliffe, non somiglia all'Harry Potter che conosciamo, ma a me davvero piacciono sempre di più queste Q-Fig. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, qualora foste interessati comunque dovrebbe ancora essere disponibile sul sito Woot Box per l'acquisto. Io vi lascerò anche un codice sconto che al momento non funziona, però mi hanno detto che dovrebbero risolvere. Nel caso basta googlare un attimo e un codice sconto salta sempre fuori e con meno di 25 euro spedizioni incluse potete portarvi a casa la Woot Box con tutte le altre cose che ancora dobbiamo andare a vedere. E ragazzi, la Q-Fig nuova di Harry Potter che da sola si ripaga l'intero prezzo della box. Quindi come ogni mese, Woot Box super consigliata. Io questa la metto qui vicino ai briquettes di Harry Potter e continuiamo. Vediamo cosa c'è. Qui c'è un pacchetto tutto incartato e quindi andiamo subito a scoprire cosa c'è all'interno. Il tema era magia e quindi vediamo, vai ragazzi, bellissimo, figata. Dentro c'è anche una cosa del Trono di Spade, tutto materiale ufficiale, quindi questa altra nota positiva. E andiamo immediatamente ad aprirla perché c'è scritto Woot Box Exclusive, quindi qualcosa realizzato sotto licenza proprio per Woot Box. Andiamo a vedere di che si tratta, anche se qui già me lo sono spoilerato, dovrebbe essere un uovo di drago che però
è fatto di cera a quanto pare, perché si tratta di una candela. Quindi vediamo come è fatto, vediamo se ne vale la pena. Beh, devo dire che è molto molto bello, davvero molto bello. Eccolo qui, realizzato ragazzi benissimo, sembra un nuovo di Noble Collection in miniatura. Si tratta di quello rosso e wow, davvero molto molto bello ragazzi. Questa qui sicuramente ha il suo bel valore, direi almeno 6-7 euro, non di meno. Quindi approvata, approvata anche questa ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa pensate di questa box, perché ho sempre troppi pochi feedback su questa box, quando invece nei video dell'altra box ricevevo un sacco di commenti. Quindi mi raccomando, non deludetemi, la rimettiamo qui dentro nella sua scatolina e adesso andiamo a vedere cosa c'è, perché non è ancora finita. E abbiamo questo che invece è di The Legend of Zelda e si tratta di un quaderno a righe, ragazzi, un semplice quaderno a righe con il simbolo di Zelda, il logo di Zelda qui in alto. E devo dire molto carino, all'interno c'è anche una mappa, è in cartoncino rigido e mi piace anche questo, comunque un oggetto abbastanza utile. È anche ufficiale sotto licenza Nintendo, anche questo qui secondo me non meno di 5 euro, quindi già superiamo largamente i 35 euro ad occhi chiusi di valore. Ma non è ancora finita, perché troviamo questa spilla che è quella di settembre 2018, che adesso vi mostro più da vicino, e poi troviamo ancora la maglietta anche questa sempre sotto licenza. E vediamo di cosa si tratta questa volta. Ok, eccola qui, questa volta si tratta di The Witcher Wild Hunt. Ed eccola qui, togliamo la carta, eccola qui col suo cartellino, quindi ragazzi anche questa ufficiale sotto licenza, ed è davvero molto molto bella. Sono quasi sempre nere le maglie di Loot Box, però devo dire anche questa molto molto interessante, molto bella, mi piace tantissimo. Quindi anche questo mese, come ogni mese d'altronde, la box è super approvata, però sono molto curioso di rivoltare la scatola e quindi lo facciamo adesso con la magia dell'editing. 3, 2, 1... Ed eccola qua ragazzi, rivoltata come un calzino, è davvero molto molto bella perché sembra fatta totalmente in legno, sembra un po' una cassetta con i loghi Loot Box su tutti i lati. E sul fronte abbiamo questa bella libreria molto molto antica, molto magica, con tutti questi volumi antichi, queste ampolle di pozioni, il topo che ricorda un po' Crosta, e mi piace davvero tanto e direi che fa la sua bella porca figura esposta assieme agli altri gadget. E poi è anche utile perché possiamo andare a riporre all'interno comunque anche un po' di roba, cose che magari non vogliamo tenere in giro per la camera. Quindi molto bella anche questa, super super approvata questa Loot Box magica. Quella del mese prossimo dovrebbe essere a tema horror, se non ricordo male. Quindi, qualora dovesse arrivare, ragazzi, naturalmente la porterò sul canale. A questo punto io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino alla fine. Qualora il video vi fosse piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete, seguitemi su Instagram. Ragazzi, qualora foste interessati, sotto l'info box trovate il link per acquistare questa Loot Box e quella del mese prossimo, anche il codice sconto sempre sotto in info box. E non mi resta che darvi appuntamento a presto con un nuovo video. Ciao!